fatto è riuscire a individuare quelle che sono le relazioni che mettono in comunicazione il modello con la realtà sperimentale. Quindi alla base di questo sforzo, che è poi quello che essenzialmente si pretende dal progettista, è una buona conoscenza del comportamento meccanico, dei terreni o più in generale dei geomateriali, e la capacità di scegliere il legame costitutivo giusto per ottenere un risultato che sia affidabile. Quindi la parola chiave evidentemente in questa direzione è l'affidabilità del risultato, e per ottenere affidabilità io devo avere questa sensibilità. Invece è l'utilizzo del legame costitutivo e del codice di calcolo senza avere esattamente idea né l'obiettivo né ciò che si vuole riprodurre. Questo evidentemente è qualcosa totalmente da evitare. Metriche. Mi accorgo che questo materiale è fortemente non lineare, come dicevamo prima sin dall'inizio, infatti si vede che la curva non è affatto una retta, anzi ha un tipico comportamento locking. Allora, la strada maestra per entrare in campo non lineare è dettata dall'elastoplasticità. Allora, in elastoplasticità, vi ricordate, il legame costitutivo è incrementale, plastiche, quindi dentro sono elastico, ma se tocco la superficie di plasticità e continuo a caricare, cioè mi muovo sulla superficie di plasticità, allora il comportamento meccanico è elastoplastico e il lambda punto è maggiore di zero. Dire che è associato significa dire che la dilatanza psi del materiale è esattamente coincidente con l'angolo d'attrito fi primo del materiale. Allora, pensate di fare una prova di pull out. A me questo esempietto qua piace molto perché penso che sia abbastanza intuitivo. Allora, lì è il vostro elemento che volete tirare in verticale verso l'alto, e questa è la vostra mesh che è asimmetrica. Allora, immaginate di introdurre delle leggi costitutive per il terreno circostante di tipo elastoplastico, solo che avete gli stessi identici parametri, quindi tutto uguale, angolo d'attrito, rigidezza, tutto uguale, tranne la dilatanza. State utilizzando una legge costitutiva elastoplastica perfetta. Perfetta significa che quella superficie di plasticità coincide con la superficie di rottura, quindi non c'è evoluzione, e iniziate a tirare. A seconda di due casi, cambiate soltanto un parametro, la dilatanza, cioè l'associatività del legame. In particolare, in un caso dite che il materiale non dilata, quindi non dilata e non compatta, quindi tirate ma il materiale non è in grado di dilatare. Nell'altro caso, invece, dite che il materiale, per esempio, è in grado di dilatare. Quindi, intuitivamente lo capite perfettamente, no? Se voi tirate, quello localmente tende a espandere, è chiaro che è come se si formasse una morsa locale che... Viceversa, se voi non avete dilatanza e quindi avete un legame costitutivo fortemente non associato, la dilatanza è zero in questo caso, allora voi tirate, quello non espande, quindi non crescono gli sforzi orizzontali localmente, e la risposta è totalmente diversa. Come vedete è globalmente e totalmente diversa. Ma la stessa cosa succede quando spingete un palo, Non succede. Come vedete da questa immagine, nel caso di dilatanza nulla avete lo strappo pulito dell'inclusione, invece in caso in cui avete una dilatanza diversa da zero avete un meccanismo di rottura anche completamente diverso. Queste sono risposte analoghe per una fondazione superficiale. Allora vedete, con dilatanza nulla, dilatanza invece diversa da zero, la risposta deformativa sin dall'inizio è totalmente diversa. Quindi sfatiamo l'idea che tanto la elastoplasticità entra in gioco più tardi.